insolita visuale per una recensione. Stiamo andando in macchina con la nostra GoPro Hero 5 Black Edition in testa, perché stiamo testando un topolino. Stiamo testando, non pestando un topolino, ma testando la nuova applicazione Quick, o meglio l'aggiornamento dell'applicazione Quick, che ci permette di utilizzare i dati GPS estrapolati dalla nostra GoPro Hero 5 Black Edition e trasferirli direttamente a video in telemetria, cioè la telemetria a video sullo schermo. Direi che la dovreste vedere in questo momento. È tutto automatizzato, si fa tramite questo programma Quick. Vi permette di vedere velocità, altezza, distanza, chilometri percorsi, forza di gravità, un sacco di informazioni molto interessanti. Adesso con questo tempaccio mi tocca andare un po' piano, quindi non avremo la possibilità di testarlo a 200 all'ora, però abbiamo la possibilità di sicuro di vedere se l'altezza, se l'altimetro funziona, se il punto GPS ci dà soddisfazione. Mamma mia, non si vede niente qui fuori. E che altro? Insomma, vedere un po' questa nuova impostazione, che non è così nuova e segreta. Si sapeva già che il GPS c'era e si supponeva che avrebbero implementato questa funzione. È ovvio che da pensarlo a vederlo, insomma, c'è una bella soddisfazione. Incrocio le dita sperando che sia un ottimo prodotto e che sia sviluppato adeguatamente, sperando che poi aumentino anche le potenzialità, magari aggiungendo la possibilità di collegare anche sensori esterni quali cardiofrequenzimetri e via dicendo, perché insomma direi che di spazio e di idee per questo, in questo mondo ce ne sono parecchie, nel mondo collegato a telecamera, GPS, Bluetooth e via dicendo. È veramente una serata da lupi, non si vede niente. Mi dispiace, perché avrei avuto piacere anche di condividere con voi la qualità delle immagini notturne di GoPro, perché sto registrando in automatico con l'auto low light a 1080p a 50 frame al secondo, quindi era interessante vedere anche come si vedeva, ma direi che non si vede, e quindi gustatevi solo la telemetria a schermo, che è la parte poi, vabbè, che ci interessava di questa recensione. Effettivamente sono quasi arrivato a casa, credo, perché mi sembra di riconoscere queste curve anche se siamo in mezzo a un bosco pieno di nebbia. E approfitto per dirvi che se avete qualsiasi domanda, dubbio, perplessità, incertezza su questo prodotto, che tra l'altro è molto simile al Get Data Music che vendeva Athena già l'anno scorso, però non ha la necessità di avere un telefonino collegato, ma basta semplicemente avere la telecamera con il GPS acceso. Approfitto per dirvi, vi dicevo, che se avete domande, dubbi, perplessità o incertezze potete scrivermi su YouTube, sul mio canale YouTube, sulla mia pagina Facebook Tommaso Codolo Videomaker, su Twitter, guardatevi anche le mie foto in Instagram, insomma fate un po' come se foste a casa vostra. E ricordatevi di iscrivervi anche a YouTube, se non l'ho già detto direi di no, e basta. Credo di avervi detto veramente tutto. Spero che questo prodotto, che questo nuovo aggiornamento ci permetta di fare un sacco di nuovi video interessanti e interattivi, e ci vediamo con la prossima recensione. Dai, mi faccio anche vedere, che così vi saluto di persona. Un saluto a tutti quanti e alla prossima. Ciao!